Innanzitutto abbiamo una grossa spinta da questo governo, da partire dal Premier Giorgia Meloni, ma anche e soprattutto dal Ministro Tajani, perché crede molto nella diplomazia della crescita, ossia quello di riuscire a far crescere questo numero molto importante, che sono i 626 miliardi di euro di export che sono stati realizzati nel 2022, e per fare questo dobbiamo fare sistema, quindi tutto il governo insieme, non solo il sistema paese composto da ICE, SACE, SIMES e Cassa Depositi e Prestiti, stanno lavorando all'unisono per poter alzare questo numero, e lo facciamo naturalmente accompagnando all'estero gli imprenditori, cercando di aprirgli i mercati, consegnandogli letteralmente la lista dei potenziali clienti che loro possono avere all'estero, e mettendoli anche in contatto con quelli che possono essere i loro acquirenti, quelli che si chiamano i buyer. Dall'altra parte, questo è quello che fa ICE, dall'altra parte abbiamo SACE e SIMES che finanziano, li possono aiutare sia come finanziamenti, ma anche aiutando gli investimenti che vengono eventualmente fatti dalle aziende che sono un po' più avanti nell'internazionalizzazione, per poter aprire le loro filiali o addirittura unità produttive all'estero. Questo viene fatto con l'aiuto poi del Ministero del cosiddetto del Made in Italy, con il Ministro Adolfo Urso, che è molto preparato sulla questione delle esportazioni e che crea in Italia quelli che sono i migliori presupposti per poter essere competitivi all'estero. Quali sono i mercati prioritari per l'espansione del Made in Italy? Quelli strategici sono sempre gli stessi. Sappiamo che la nostra esportazione è Germania, Stati Uniti, Francia, e poi ci sono una miriade di altri mercati, ma naturalmente vediamo che ce ne sono alcuni emergenti che sono quelli importanti, che sono tutti quelli dell'Indocina, sui quali dobbiamo fare molta attenzione e dobbiamo naturalmente mettere prima possibile un piede dentro più di quello che abbiamo già fatto, per poter crescere insieme alla loro crescita. In questo caso bisogna dire che la nostra attività è sicuramente molto importante, molto, molto intensa, e non solo dal punto di vista geografico, ci sono dei mercati anche di settore, perché noi siamo sempre stati molto forti sulle famose 3F, Food, Fashion and Furnitures e l'automotive naturalmente, ma ci sono molte altre realtà che stanno crescendo, hanno una particolare strategicità tutte le attività dell'agribusiness, l'agritech, quindi tutti i macchinari che servono poi per assistere le coltivazioni, e anche la sostenibilità, che in questo momento all'estero, soprattutto quegli stati che stanno cercando di crescere i loro indici di performance, guardano ai nostri prodotti come prodotti di eccellenza che li aiutano a fare questo salto. E sto parlando in particolare naturalmente dei Balcani, ma anche di tutto ciò che è il Nord Africa, perché sappiamo che c'è un piano Mattei che sta venendo avanti in modo importante e in cui questo governo sta contando molto, perché comunque può avere anche un riscontro molto positivo per riuscire a far crescere le economie locali, per avere anche un riscontro e un risvolto positivo anche in fatto migratorio.